Maria, tu hai tutte le grazie, bellezza, santità e virtù. Tu che sei unita a Cristo come nessun'altra donna, Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore, amore vero e sincero, irradia il tuo spirito su questa umanità. Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo la guida a tutti gli erranti e a noi donasti la luce. Maria, colonna di fuoco che ci guidi nel buio cammino e fondi le acque di vita in questa povera, povera, povera e triste umanità. Anche quest'anno nel santuario di Santa Maria Maggiore a Trieste è stato festeggiato solennemente la Madonna della Salute. Trieste onora con la chiesa cittadina la Madonna della Salute dal 1849, quando a Trieste scoppiò un'epidemia di colera che in poco tempo provocò migliaia di vittime, ma fu vinta per intercessione della Madonna della Salute in seguito alla processione del 15 ottobre 1849. Da allora i triestini ogni 21 novembre accorrono in migliaia al santuario dinanzi all'immagine sacra solennemente esposta dal 12 novembre, avente fama taumaturgica. La festa fu indulgenziata da Pio IX nel 1862. Fu proclamata festa della città di Trieste nel 1854. Un vasto programma è previsto in occasione della festa celebrata dai frati francescani dell'Immacolata, che reggono il santuario, che si avvalgono della collaborazione della confraternita della Madonna della Salute, della Cappella Musicale, del Santuario e della Società Filarmonica di Sant'Apollinare. Trieste vive la festa della Madonna della Salute dal 1849, quando a Trieste scoppiò un'epidemia di colera e la Madre Celeste fu invocata per vincere la pestilenza. Le chiedo, c'è ancora un forte legame tra la città di Trieste e la Madonna? Ma c'è un forte legame. E ci sono tante espressioni sia nella città, ma soprattutto nell'ambito della diocesi, di questo legame forte tra la popolazione e la Madonna. Abbiamo molti santuari mariani, cominciare da questo, dedicato alla Madonna della Salute, ma dopo c'è Montegrisa, dove si viene la Madonna di Fatima, ma la veneriamo pure anche nel santuario sloveno di Repentaboro, Morropino. Ecco, quindi ci sono tante, devo dire, tante manifestazioni di questo legame. È un legame forte, è un legame bello, è un legame che va nella direzione, direi, di dare salute. La salute alle anime e la salute anche dei corpi. Qui Santa Maria Maggiore c'è questa immagine della Madonna, Madonna della Salute, in ricordo di quell'evento tragico del colera, ma ci sono tante pestilenze anche al giorno d'oggi
che riguardano le anime e i corpi, e quindi la gente viene qua a pregare la Madonna. La Chiesa di Trieste è inserita in un contesto mitteleuropeo, al centro di varie culture, lingue e modi di vivere per la propria fede. Come sente lei la vita di fede dei cittadini? Ma anche a Trieste ci sono dei problemi di tenuta della fede. Viviamo tempi un po' difficili su questo fronte, però direi, io non sono un vescovo scoraggiato, sono un vescovo fiducioso, perché comunque vedo anche tanti segnali e ho tante prove di testimonianze belle, autentiche, proprio sul fronte della fede. Quindi devo dire, indubbiamente ci sono molti problemi, soprattutto sul fronte della gioventù. Ma sono un vescovo che guarda il futuro con fiducia e speranza. Pochi giorni fa, domenica scorsa, si è celebrata la seconda giornata dei poveri, fortemente voluta da Papa Francesco. Quali mancanze, oltre quelle materiali, interessano la nostra fede? Ma le mancanze, è una società questa nostra, soprattutto attraverso i mass media eccetera, insomma, che propone modelli che sono spesso in contrasto con i modelli cristiani. Quindi ci sono molte povertà, quelle materiali e anche quelle spirituali. E la giornata per i poveri voluta da Papa Francesco va proprio in questa direzione. Tanto per onorare questa giornata abbiamo aperto un nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana, proprio sul tema delle nuove povertà, gioco, droga, eccetera. Madonna della salute, che a Betlemme ci hai donato Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, ti chiediamo il dono della fede. Madonna della salute, che a Cana di Galilea, con il tuo figlio Gesù, hai reso santo l'amore umano, ti chiediamo il dono della carità. Madonna della salute, che ai piedi della croce, figlio crocifisso, ci hai insegnato a sperare nella risurrezione pasquale, ti chiediamo il dono della speranza. Madonna della salute, concedici la salute del corpo e la salvezza dell'anima, proteggi i bambini, le nostre famiglie e la città di Trieste. Un ringraziamento, ecco, rapidissimo a Sua Eccellenza per la sua presenza qui, per la Madonna, ecco, Santissima, che ci ha riuniti
come madre, ecco anche oggi questo 21 novembre, un saluto caro ecco alle autorità civili, al sindaco ecco qui presente, un'autorità militare che vedo ecco lì, ecco presente, vi ringrazio. E la raccomandazione, ecco come Sua Eccellenza ha detto, la Madonna possa permeare il nostro essere e il nostro agire. Ne abbiamo veramente bisogno, a partire da Sua Eccellenza il Vescovo, a noi sacerdoti, che saluto, ecco carissimi sacerdoti e confratelli qui presenti, ecco le autorità politiche, le autorità militari, l'Immacolatezza di Maria sia proprio una luce per il nostro essere, per ciò che rappresentiamo, e che sia veramente anche questa luce che viene da Maria l'espressione delle nostre opere, del nostro ben operare per il bene di tutti, secondo l'ambito di ognuno e secondo quella scienza e sapienza che ci dovrebbe competere, in modo tale che la società civile sia un tutto ben ordinato, ecco, in tutte le sue sfaccettature, sia naturali che soprannaturali, e chiediamo alla Madonna questa grazia per tutti quanti. Grazie Sua Eccellenza, grazie a tutti voi, grazie a Padre Gregorio per la sua presenza, l'unità ecco della Chiesa, l'unità della fede, l'unità della natura in tutti gli ambiti ecco della nostra vita sociale e spirituale. La Madonna veramente ce li doni, ecco, ci doni tutte queste grazie. Un saluto a tutti voi, ecco, popolo di Maria di Trieste, e siate sempre benvenuti qui nel vostro santuario. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate con gioia la vostra fede, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Per lei quanto è importante la festa e la ricorrenza di oggi? Moltissimo, moltissimo, perché sono molto devota alla Madonna e poi sono riconoscente per quello, perché per me mi ha graziata lei quando mi sono bruciata, per cui ci tengo tanto alla Madonna della salute sicuramente. Beh, logico, si sa la storia della Madonna della Salute, è sempre stata, ma quest'anno molta gente, guarda, quest'anno io ho visto molta gente, già dal mattino dalle 7. Va bene che non sono sempre qua tutte le messe, vado, vengo, insomma, però... Da quanti anni già frequentate nella nostra chiesa di Santa Maria Maggiore? Del 61, 1961.
che lavoro fate? Facevo, sono pensionata, io facevo il lavoro, lavoravo per Hong Kong, Singapore, per dove facevamo la ferrocchina, si chiama Sierra Valley, in una fabbrica in Porto Vecchio. Ho lavorato per 30 anni là. Vi saluto da Trieste, nel giorno della festa della Madonna della Salute, e vorrei dare un messaggio a tutti, a chi soffre nel corpo e nello spirito, ma soprattutto ai giovani. Non abbiate paura di guardare a Maria come modello, e quando c'è qualcosa che non va nelle vostre vite, anziché cercare aiuto da chi non può darvi aiuto, guardate alla mamma di Gesù, guardate a quella che è stata la sua vita, alla fiducia illimitata che lei ha avuto nel suo figlio, e imparate da lei. E che questo consiglio possa essere di giovamento per superare i momenti bui, quando vi sentite malati nel corpo, ma soprattutto nello spirito. Si racconta un episodio nella vita di San Luigi di Monforte. Quando aveva qualche problema, andava dalla Madonna e diceva alla fine: il problema è già risolto, l'ho detto a lei. Con questa grande fiducia ricorreva alla bontà del cuore materno di Maria. Dobbiamo essere certi nel suo intervento, perché lei è la nostra madre, una madre che può tutto presso Gesù, una madre che vuole aiutarci. E consapevoli di questa consolante realtà, i cristiani si rivolgono sempre alla Madonna, certi che le loro preghiere non cadranno mai nel vuoto, ma troveranno sempre un cuore compassionevole, il cuore della madre. E di questa consapevolezza è testimone la famosissima preghiera composta da San Bernardo, la preghiera che così si rivolge alla Beata Vergine Maria: ricordati, o pietosissima Maria, che non si è inteso mai alcuno che sia ricorso al tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato. Ella è tutta a cuore per amarci di un amore ineffabile, ed è tutta occhi per provvedere alle nostre necessità. Se Santa Teresina voleva passare il suo cielo facendo del bene sulla terra, questo vale molto e molto di più per la Madonna, che non si darà riposo fin tanto che l'ultimo dei suoi figli non sarà entrato in paradiso. Ecco quanto è bello fissare gli occhi di Maria in una sua devota immagine. Noi non abbiamo la grazia di vedere la Madonna come ha fatto Santa Bernardetta o i pastorelli di Fatima, ma nelle sue immagini la nostra Madre amabilissima si manifesta ai suoi figli devoti. Dunque, anche se non abbiamo la grazia di fissare realmente gli occhi dell'Immacolata, possiamo contemplarli nelle sue sante immagini. E quelli saranno tra i momenti più belli. In quello sguardo vi sarà tutto. Vi sarà la grandezza del suo amore di madre e vi sarà la piccolezza e la fiducia dei suoi figli. Siamo giunti alla fine di questa splendida giornata, il tempo ci è stato anche clemente e quindi ecco, ringraziamo ancora di più Maria Santissima, la Madonna della Salute, la Madre della Salute. La Madonna custodiva tutte le parole del suo figlio nel suo cuore. E questo vuole dire che ognuno di noi è custodito nel cuore di Maria Santissima in modo unico, perché siamo una parola unica
e la Madonna in quanto madre è madre in modo unico per ognuno di noi. La maternità non è qualcosa di divisibile. La maternità è qualcosa di perfettamente unitario. La madre può avere più figli, ma la sua maternità non è divisa. È perfettamente una e identica per tutti i suoi figli, ma per ognuno si manifesta e si esprime secondo le modalità specifiche del figlio. Ora, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Siamo le parole più belle che Dio ha detto, custodite nel cuore più bello, nel senso di materno, che ci possa essere. Ecco perché non bisogna mai temere, mai, perché siamo parola di Dio e perché siamo custoditi dalla madre di Dio. E questo è il principio della salute. La Madonna della salute non è altro che, in questo senso, la maternità dell'Immacolata per ognuno di noi. Una maternità che ci coesprime nella parola che Dio ha espresso e che noi siamo. Allora, vedete, la vita qui su questa terra non dovrebbe essere altro che un'imitazione dell'espressione di quella parola. Ecco perché la parola di Dio che noi siamo è anche la parola che ci dovrebbe essere di esempio per crearci della natura divina, per grazia. La Madonna custodisce in se stessa l'eco della dignità della parola che noi siamo, e nella misura in cui siamo uniti a lei, noi percepiamo questa grandezza, questa bellezza, questa maestosità che ognuno di noi è in quanto parola di Dio. Ecco perché è necessario il contatto con Maria. Ed ecco perché l'immagine più bella della maternità di Maria è proprio Maria gravida di Gesù bambino. Ma non c'è nessuno di noi che sia separato da quella maternità. Quando Gesù era nel suo grembo, noi eravamo misticamente presenti con Gesù in quel grembo, perché quella maternità è la maternità inclusiva, cioè che include tutti, perché diventa il segno sperimentabile dell'eterna paternità di Dio. Quando nel mistero della Santissima Trinità il Padre dice il Verbo, esprime il suo figlio, ha espresso anche noi. Ognuno di noi dall'eternità è in Dio, è nella mente, per così dire, è nel cuore di Dio, e da un certo punto viene portato all'esistenza, ma è espresso da sempre in Dio. In Dio ognuno di noi è da sempre. E quelle da sempre, quell'eternità, che è il modo di essere proprio di Dio, si manifesta nel tempo attraverso il grembo di Maria che custodisce Gesù bambino, noi in Lui. Ecco perché pregare la Madonna misticamente significa essere presenti in quel grembo, dove è custodita la parola del Padre, che è il Signore Gesù, il Maestro. Ed ecco perché il grembo di Maria
dovrebbe essere il luogo spirituale, mistico, dentro il quale ci si muove per comprendere il mistero della vita. Perché è in quel grembo che è custodita in modo immacolato la parola di Dio. E proprio perché è custodita in quel luogo immacolato può arrivare a noi nel modo più comprensibile possibile. Perché ti arriva secondo le tue capacità, secondo i tuoi bisogni, secondo il tuo tempo, il tempo giusto, la parola giusta, nel tempo giusto, nel momento giusto. Ecco perché Maria è fondamentale perché la volontà di Dio l'ha resa fondamentale, è una creatura, certo, per Dio Maria, ma è indispensabile, è chiaro che no. Dio è tutto e ciò che non è Dio sotto un certo aspetto è nulla. Anche Maria senza Dio tende, no? Tende a ritornare al nulla. Ma Dio l'ha voluta indispensabile, Dio l'ha voluta fondamentale, Dio l'ha voluta irrinunciabile. E questa è la volontà di Dio. E il segno tangibile è che ha preso il volto da lei, l'identità temporale, storica, terrena, l'ha presa tutta da lei. Appare nel mondo con il volto di lei e vuole che noi appariamo nel mondo con il volto di questa madre, perché il volto di Maria è il volto di Gesù, è il volto terreno di Gesù. Allora dove c'è Maria, dove c'è la devozione a Maria, lì c'è la cristificazione, che è la volontà di Dio. Il Padre vuole vederti espresso nel mistero del suo Figlio, il Verbo che si è fatto carne, ti vuole vedere incarnato in Lui, incarnato in Lui, perché ti possa amare con quel medesimo amore con il quale ama il suo Figlio nella Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo. Ed è la santificazione. È il bene, è il sommo bene. Allora quello che io vi auguro, e mi auguro, è questo, questa consapevolezza del bisogno che abbiamo di Maria, la madre, in questo caso, qui per noi a Trieste, la madre della salute. Salute di mente, salute di cuore, salute di corpo. Intelligenza che pensa il Verbo ed esprime il Verbo, diventando Dio per grazia. Volontà che desidera, anela il bene e diventa anche in questo caso Dio per grazia. Libertà creatrice di che cosa? Di giustizia che si fonda sulla rettitudine di Dio, che ci deve essere partecipata per essere pienamente quella parola di Dio che siamo e che dobbiamo diventare sempre più perfettamente prendendone coscienza, come? Vivendo il mistero che siamo. E che ci deve essere rivelato, noi dobbiamo essere rivelati giorno dopo giorno a noi stessi per comprendere ciò che realmente siamo, parola di Dio, infinita, infinita in ogni espressione di perfezione. Questo sei, questo sei, questo devi diventare. La Madonna ci ottenga a tutti questa grazia, la grazia di comprendere che siamo parola di Dio e che dobbiamo vivere diventando sempre più perfettamente capaci di esprimere questa parola. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.
intercessione dell'Immacolata, Dio Onnipotente, ecco, benedica noi tutti, benedica la nostra città di Trieste, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dal giorno 11 novembre si sono susseguiti molti appuntamenti, ma va ribadito che al termine della messa delle ore 19 si sono concluse le liturgie della giornata di festa, il solenne Te Deum di ringraziamento e la benedizione della città di Trieste con icona della Madonna. Infine, l'orchestra di fiati va menzionata, l'arcobaleno. La sera del 21 novembre, alle ore 20, infatti, è stata proposta la chiusura della festa cittadina, un concerto sul sagrato della Chiesa. Con l'auspicio di una corale partecipazione della cittadinanza, ora come allora, gli organizzatori hanno augurato a tutti una gioiosa festa della Madonna della Salute.